Sia lodato Gesù Cristo, io sono padre Andrea David dell'Istituto del Verbo Incarnato e oggi vi presenterò questa grande mostra del mio caro padre grazioso David, professore di storia dell'arte, grande artista, grande pittore, soprattutto che è stato, ecco, ha predicato la sua pittura a Roma ma anche in tutto il mondo. Qui siamo in un posto incantevole, il borgo dell'Abbazia di Fossa Nuova, costruito nel 1208, e adesso entriamo dentro perché qui c'è l'infermeria, ex infermeria degli infermi, auditorium dove abbiamo preparato questa mostra. Venite. Il primo quadro che possiamo vedere è l'astralismo, il Dio è il creatore degli astri, e questa è l'espressione del quadro che papà fa a Alfred Einstein, che è colui che ci ha dato la formula della relatività, quindi della scoperta degli atomi, quindi dell'energia nucleare attraverso la quale l'uomo poi è andato nel cosmo, nella luna e nello spazio. Andiamo qui, ecco, per vedere un po' i generi di pittura. Questa è una donna sposa veneziana, bellissima. Poi abbiamo tutte le nature morte, Castel Gandolfo, il DNA, il codice genetico, anche altri fiori. Poi, ecco, passiamo ai paesaggi, paesaggio toscano, paesaggio della Svezia, che lui è stato diverse volte. Andiamo poi, ecco, velocemente a vedere i ritratti, ecco, i ritratti che papà coglieva soprattutto l'espressione degli occhi in questi bellissimi ritratti. Qui c'è la parte dei cavalli dell'Arabia Saudita, dove lui ha fatto degli affreschi, del Palio di Siena, perché lui era toscano, era tra la provincia di Grosseto e Siena, Monte Amiata, Bagnolo di Santa Fiora. Vedete i cavalli sempre imbizzarriti, sempre in movimento, sempre dinamici. Poi lui ha fatto una mostra a Barcellona, è stato impressionato sempre dalla corrida, ma soprattutto tra questa lotta dall'intelligenza e la forza bruta, tra il bene e il male, che dopo vedremo con San Giorgio che uccide il drago e San Michele Arcangelo contro il demonio. Poi passiamo alla Roma, quindi Roma Caput Mundi, Roma dove c'è la madre chiesa. Bene, allora siamo a Roma, Roma è il centro della chiesa, quindi vediamo sempre le cupole presenti, Piazza del Popolo con Santa Maria del Popolo, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria degli Artisti, la visione dal Giannicolo con Regina Celi e anche qua il Giannicolo, Villa Torlonia che era la residenza di Benito Mussolini. Poi qui c'è la famiglia, la nonna, mia nonna Marsiglia, nonno Gustavo, io e mia sorella, e poi c'è mio padre, questa è la corazza della fede contro i dardi infuocati del maligno. Mia madre, ecco, mia madre che è morta l'anno scorso, donna biblica, stava sempre al suo fianco. La fuga in Egitto, e abbiamo qui diverse chiese, no? E Westminster Abbey, che si chiamava San Pietro, la chiesa cattolica Westminster Abbey. La chiesa dei Cannoni Scansi di Venezia, San Castel Sant'Angelo e San Lorenzo. Siamo adesso sopra, andiamo verso il sacro ancora e visualizziamo il cuore di questa mostra, che è Virgo Fidelis, Vergine Fedele. Vedete che bellezza la Madonna che ci aiuta, sempre che prega per noi anche quando noi dormiamo. Poi abbiamo il Concilio Vaticano Domenico II, San Paolo VI, abbiamo le cupole di San Pietro, che la Chiesa è madre dal latte a tutti i suoi fedeli, l'Apocalisse, cavallo bianco della vittoria di Cristo e della risurrezione, ecco, la Madonna delle Ande Argentine, i patroni, i guardiani di Roma, qui ha scritto Wojtyła quando è ancora cardinale, e il cardinale Wyszyński. Poi andiamo qui, la San Michele Arcangelo, lui lo mette sul cavallo, ma questa è una licenza pittorica. Sant'Agostino, di cui aveva molta devozione e fede, poi la menorah. Ebrea 7, perché lui si chiamava Grazioso e si firma 7 Davide, perché Grazioso gira 7 lettere dell'alfabeto, i 7 doni dello Spirito Santo, 7 sacramenti. Quindi il cristianesimo, no, che nasce proprio dall'ebraismo, Gesù era ebreo, la Madonna Santissima con sua mamma Sant'Anna, la crocifissione e questa bellissima Venezia con la cupola di San Marco e il combattimento a San Pietro tra il bene e il male, tra Cristo e il demonio, e le porte dell'inferno non proverranno contro di essa. Venite che questa mostra è benissima, è bellissima, scendiamo giù e vediamo anche i cavalli che sono montati da santi, no? Questo è il cavallo di Santa Giovanna d'Arco, i 3 gigli, simbolo della Francia, San Giorgio che uccide il drago, quindi questo combattimento perenne che c'è sempre tra Dio e il demonio, e anche questo stilizzato di San Giorgio che uccide il drago. Passiamo adesso all'America con i grattacieli, questa grandissima opera dell'uomo, ecco,
con i diversi colori, perché i grattacieli non sono bruni o scuri, ma sono colorati, perché nei grattacieli la gente vive, studia, lavora. E andiamo ancora qui a tutti i grattacieli dell'America, che lui amava sempre. Poi passiamo, ecco, i primi quadri dell'astralismo, quindi i primi voli cosmici dei russi, degli americani sulla Luna, nel cosmo, e quindi i pittori che fondano questa nuova corrente pittorica, i fiori, la natura, la bellezza, il gioco di colori dei fiori. Passiamo ancora ai quadri dell'astralismo, i quadri delle dittiche, la Terra gira intorno al Sole, la Luna intorno alla Terra, Venere, Marte, Plutone, Urano, Giove e Saturno girano intorno alla Terra, quindi è sempre un grande movimento. E qui sicuramente vediamo la mano con Gesù Cristo, la crocifissione, San Michele Arcangelo. Vedete che un pittore veramente sa dipingere, perché ha una base proprio artistica. Cristo cosmico, Cristo che domina l'universo, e il grande Padre Pio, che lui aveva tante emozioni e sempre invocava nei momenti difficili in cui il demonio gli dava fastidio. Padre Pio, e questo è servo di Dio Candido Mantini, esorcista famosissimo, maestro di padre Amor. Poi abbiamo anche qui il figurativo, mia nonna Marsiglia, che abbiamo visto prima, una lettera di mio padre, una donna in fiore, e questa è mia sorella da piccolina. Quindi ecco, vi finiamo con l'astralismo, questa è la massima espressione dell'astralismo, con l'Eucarestia nel centro del cosmo, e due braccia qui che pregano a Cristo, che è il nostro Salvatore, che ha conquistato per noi la vita eterna. Vi aspettiamo, e in qualsiasi momento venite, l'entrata è gratis. Ciao.